Gabetto manda in vantaggio il Torino. Poi, dopo il pareggio di Cergolo, il doppietto di Loi e il delirio dei tifosi granata. Che segna con Menti questo magnifico gol, che ne otterrà un secondo con Mazzola. Di vittoria in vittoria, sarà campione con 16 punti di vantaggio. Questa formazione granata, già campione d'Italia nel 42-43, sarà protagonista di un clamoroso quinquennio analogo a quello juventino degli anni 30. Vincerà 4 scudetti di seguito, darà alla nazionale un contributo determinante per la prima riscossa del calcio azzurro. Sarà la base del vero e proprio boom che il football registrerà soprattutto in senso spettacolare. È il regalo postumo di mio padre, questa bambolina l'ho trovata nella sua valigia che era intatta nella coda dell'aereo, era totalmente intatta, ma perfino il dopobarba di vetro era intatto e accuratamente confezionata dentro della carta velina c'era questa bambolina che da allora è il mio talismano, è come se non ho bisogno della bambolina per avere con me lo spirito di mio padre. È un po' malconcia ormai, ha 60 anni, poverina, e non la voglio rattoppare, la lascio così com'è. E per me è veramente un oggetto prezioso. Susanna Egri, ballerina poi coreografa di fama, è la figlia di Ernest Erfstein, il magiaro Egri, il direttore tecnico di quel grande Torino, il cui aeroplano proveniente da Lisbona precipitò sulla collina di Superga contro un muro della Basilica di Filippo Juvara. Era il 4 maggio del 1949, erano le 5:05 minuti del pomeriggio, di una giornata con nuvoloni neri, pioggia battente, fulmini a lacerare l'aria. Io il 4 maggio ero in casa della mia mamma, perché lui quando andava via mi portava dalla mia mamma. E niente, erano quasi le 5, era un mercoledì come oggi, però grigio, piovoso, terribile. Io mi trovavo su un treno, stavo andando a Parigi perché avevo avuto una proposta di lavoro interessante ed ero sul treno che stava per partire. Io ho sentito nel corridoio due signore che parlavano fra di loro dicendo: "Hai sentito? È caduto l'aereo del Torino, sono morti tutti". E a un certo punto non arrivava nessuna telefonata. Però nel frattempo era arrivato il mio papà e dice: "Ma voi siete qui tranquille, non sapete niente". Dico: "Perché, cosa dobbiamo sapere?". E dice: "In giro si dice che Torino sia, che l'aereo del Torino sia caduto". Io ho fatto un sobbalzo e sono corsa da questi signori: "Ma cosa dite? Ma cosa è successo?". E loro hanno capito che la cosa mi toccava troppo da vicino e hanno cominciato a balbettare. Ad ogni modo faccio il numero del Torino ed ero sempre occupato. Allora la mia mamma mi dice: "Senti, prendiamo, andiamo su, andiamo al Torino". Sono scesa dal treno, hanno buttato giù le valigie, il treno è partito. E sono dovuta andare subito a Superga. Quando arriviamo lì davanti al Torino, in via Alfieri 6, c'era una gran folla. Mi hanno comunque lasciata passare, però arrivata su ho visto Bachmann, che era un ex giocatore di molti anni prima, che ormai faceva segretario o qualcosa, che era su un tavolinetto così, che piangeva disperato. Allora ho capito che era successo quello. E non ricordo assolutamente nessuno che mi abbia mai detto: "È successo questo, tuo papà non c'è più", ma probabilmente sicuramente me l'avranno detto, però la mia mente ha cancellato tutto e io ho cominciato a vivere a 6 anni e mezzo dopo il 4 maggio.
Sauro Tomà, di quella sciagura è un superstite. In realtà Sauro era infortunato e non partecipò alla trasferta del Torino in Portogallo. Si dice che in questi lunghi anni, e le immagini lo testimoniano, il signor Tomà più volte sia andato con le lacrime agli occhi al vecchio Philadelphia, quasi per ritrovare i suoi amici e compagni di squadra di allora. La commozione è nei suoi occhi, anche ora, quando ricorda quel terribile 4 maggio. Per andare su incontravamo gente che andava su, che venivano giù, c'era tutto un po' un bailame di personaggi, no? E quando siamo arrivati su, lì nel posto che sono andato là dietro per dove era stato il punto, ho incontrato il segretario Giusti, che mi ha preso per un braccio e non ha voluto che io andassi a vedere le salme, diciamo, dei miei compagni. Poi siamo tornati a casa e a mezzanotte è venuto Pozzo a vedere col procuratore della Repubblica, a vedere se riconosceva. Prima di tutto voleva sapere com'era vestito, ma sotto, non sopra, cioè se aveva la maglietta, la marinara, se aveva la canottiera. E poi mi ha fatto vedere una fede tutta rovinata, dice: lei la riconosce? E dico: è un po' difficile riconoscere una cosa del genere, no? Comunque, credo che non li abbiano riconosciuti tutti uno per uno, insomma. La squadra del Torino non era in quei tempi come tutte le altre. La squadra del Torino, capitanata da Valentino Mazzola, era già una leggenda in tutta Italia, una compagine conosciuta in Europa e nel mondo. La notizia dell'incidente aereo, della sciagura di Superga, colpì tutti gli italiani, chi già importante, chi grande al lavoro, chi ragazzino o bambino con la passione di tirare 4 calci al pallone e magari diventare un campione. Fu una beffa del destino. Perché il Torino non tornava da una partita ufficiale e non tornava nemmeno da una partita internazionale, tornava da una partita amichevole, giocata per un giocatore che si chiamava Ferreira, amica personale di Valentino, e che abbandonava il calcio. Per festeggiare questo suo vecchio collega, conosciuto nelle partite col Portogallo, ma di cui era amico, Valentino si portò dietro tutta la squadra e i 3 giornalisti, e al ritorno fu un'improvvisa bufera che velò al pilota, velò la collina di Superga, e l'aereo si andò ad infrangere contro la parete della chiesa di Superga. Vorrei dire, una sventura così tragica che sembrava scritta da un regista cinematografico. Quel pomeriggio, verso le 5, ero solo in stanza, 5 qualche cosa, si aprì la porta e mio padre mi disse: sono morti quelli del Grande Torino. E poi scoppiò in lacrime, no? E io anche, ecco. Stavo a Frascati a pranzo con i miei, è arrivata questa notizia, ho lasciato tutti quanti e sono andato subito a Torino. E ci sono rimasto molto male, perché erano degli amici veramente tutti quanti. Sentii la voce di mia mamma che mi chiamava dalla finestra di casa, al secondo piano: Italo, Italo, è morto il Torino. E lì per lì non riuscivo ad assemblare in una parola sola quello che era stato il mito della mia adolescenza. Avevo 10 anni. Fu per noi, per molti di noi, un duro colpo, un brutto colpo, perché bene o male il Torino qualche cosa rappresentava, anche se era la squadra avversaria. 4 maggio ho pianto, anche non essendo per il Torino ho pianto. Il ricordo che ho indelebile, il ricordo sconvolgente, è Pozzo che piangendo riconosce i giocatori morti del Torino, i dirigenti, i colleghi, i giornalisti. Perché...